Grazie, grazie, buongiorno, benvenuti. Siamo già in ritardo, quindi farò una relazione che sarà un bignami, perché poi tutto quello che dovranno dire i veri relatori, i professori, i professionisti della salute, naturalmente sono aspetti relativamente importanti per la pratica clinica poi. Quello che voglio condividere, quindi in occasione di condivisione, come è stato ieri e come sarà tra poco in un altro evento dove mi hanno invitato a parlare, quello che voglio dire è che secondo me oggi dobbiamo fare abbastanza presto, perché nell'era dell'inquinamento 4.0 penso che probabilmente non si tiene abbastanza in considerazione che abbiamo ben poche armi per risolvere i problemi dell'inquinamento, veramente ben poche armi. Quando parliamo di prevenzione, parliamo di salute e sappiamo che tutti questi aspetti sono comunque una chiave per condizionare la qualità della vita delle persone, basti pensare se è vero che l'epigenetica, come ci insegna il professor Burgio da sempre, è quella che riprogramma poi le nostre cellule, è vero che l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo sono altamente inquinati, siete d'accordo? E allora possiamo fare tutte le diete che vogliamo, anche il tipo di diete che vogliamo, ma poi alla fine non risolviamo i problemi dell'inquinamento dell'aria e respiriamo litri e litri di aria al secondo. Non risolviamo la contaminazione dell'acqua che beviamo, eppure il nostro corpo è acqua, 99% di molecole di acqua, 70% di acqua. E poi tutto il resto che naturalmente è una conseguenza importante. Ma l'ambiente in cui viviamo è diventato un allarme sociale e non possiamo andare con i paraocchi e dire è tutta una questione di campi elettromagnetici come adesso, no? Il 5G, ci sono dibattiti importanti, ci sono comunque reazioni importanti perché sappiamo che potrebbero veramente essere dannosi per la salute della persona. Le persone probabilmente non pensano che di fronte alla loro casa ci può essere un ambiente militare, per esempio. Sono anni, anni e anni che comunque emettono radiazioni dannose per il nostro organismo. Quindi io sono un ex militare, 14 anni di marina militare, sulle navi da guerra, era vietato salire a riva quando c'è le missioni radar. Quindi questo è già un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione prima di parlare dei 5G. E poi tutto il discorso legato alla luce dal sole. E poi un aspetto importante che voi sapete che è il nostro, ormai la nostra missione, la nostra passione, riuscire a creare cultura sulla carenza di ossigeno. La carenza di ossigeno purtroppo creata dall'ambiente dove viviamo, quello che mangiamo, eccetera, eccetera, è un aspetto sottovalutato, come i campi elettromagnetici, certo, ma molto di più, perché prima di parlare di diete dobbiamo parlare di giusto apporto di ossigeno a livello cellulare. Però siamo abituati a parlare di ossigeno quando? Quando siamo in fin di vita. Allora lì è importante, allora lì ti danno la mascherina, perché stai per morire, allora ti danno l'ossigeno. L'ossigeno è la prima fonte di vita, dovrebbe essere dato a scopo preventivo, di supporto, è perché questo è l'ambiente. L'ambiente in cui viviamo oggi è diverso da quello in cui hanno vissuto i nostri genitori e nonni? Penso proprio di sì. Questo è il nostro mondo, ma facciamo finta di nulla, pensiamo che non esista, eppure ci sono isole di plastica, isole di plastica. Questo è il nostro mondo. Allora ognuno ha la sua visione, dice no dai, di qualcosa bisogna morire, vedono i quadrati, gli altri vedono i cerchi, poi uno che si, mai che magari possa essere fatta una tavola rotonda importante per unire le forze.
penso che sia arrivato il momento veramente di non dividere, non avere ragione, ma confrontarsi. L'essere umano ha 25.000 geni, il chicco di riso ne ha 50.000, quello che fa differenza è cosa facciamo con le proteine del nostro corpo, quindi 50.000 proteine, 150.000 proteine. Come modifichiamo, riprogrammiamo le proteine fa la differenza. Ed ecco che l'epigenetica oggi è sempre più un'arma importante, una nuova possibilità veramente di comprendere come possiamo migliorare la salute delle nostre cellule. Se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno, è vero che respiriamo per avere l'ossigeno, siete d'accordo? Quindi dalla combinazione di idrogeno e ossigeno c'è l'energia per la vita, quindi ATP. La moneta di scambio per qualsiasi funzione metabolica. Cosa mangiamo, cosa respiriamo, ma soprattutto in che ambiente questo accade. Perché non abbiamo un menù per scegliere quale sostanza sarebbe meglio mangiare. Oggi è chimica, biochimica e processi industriali di raffinazione che se uno va a vedere come fanno, come dentro una pizza, cosa c'è una pizza, andiamo a mangiare una pizza, vedete che qui c'è un po' di farina e poi hanno gli additivi. Avete mai visto, no? Quelle, i bidoni che uniscono all'impasto. E questa è la catena alimentare. E poi l'ossigeno, l'adeguato apporto di ossigeno a livello cellulare. Abbiamo la nostra responsabilità di creare cultura, è chiaro, questo è importantissimo. Facciamo delle scelte consapevoli, ma se ben anche facessimo delle scelte consapevoli, l'ambiente rimane sempre quello, perché non penso che le persone possano cambiare la loro città dove vivono, la casa dove vivono, il lavoro dove vanno a lavorare, no? Sempre quello. Allora, se parliamo di inquinamento, la domanda è questa, l'epigenetica ricopre un ruolo fondamentale, ambiente, stress, eredità. Gli ultimi dati del Ministero dicono che 4 su 10 muoiono di infarto, ictus, una vera pandemia, ma l'allarme sociale è che questi dati sono veramente a ribasso, non a rialzo, perché le cose sono ancora molto più gravi. Le patologie neurodegenerative, l'aterosclerosi, le metaboliche, i tumori sono in aumento e gli studi stanno andando verso questa direzione. La carenza di ossigeno a livello cellulare, ce ne parlerà oggi con una lezione magistrale il professor Miceli di questo. L'epigenetica e l'invecchiamento, ancora gli studi stanno andando verso questa direzione, ma già da qualche anno. E la metilazione, la rimetilazione di DNA, si parla di invecchiamento, però poi non si parla in modo adeguato di rimetilazione di denaturatori di gruppi metili, della perdita dei gruppi metili. Non so se siete d'accordo con me su questo, ma se ne sente parlare veramente poco. Eppure se perdiamo la nostra capacità di rimetilare il DNA, è chiaro che ci iniziano dei problemi a livello della nostra aspettativa di vita. E poi guai a parlare di omocisteina, forse qualcosina incomincia a muoversi, ma perché probabilmente non è un business, perché si controlla con fattori semplici come le vitamine e l'esenosimetionina, la biotina, la trimetilglicina, però se ne parla poco, eppure l'omocisteina potrebbe essere anche lui un buon, un importante biomarker. Però quando nelle sale, così per condivisione, dico alzate la mano quando l'ultima volta avete fatto l'esame dell'omocisteina, no, nessuno, no? Uno, due, 4-5, però poi se si chiedi quante volte l'esame del colesterolo, tutti, ah sì, beh, allora probabilmente si prescrive anche poco questo esame. Allora, se prevenire è meglio che curare, noi dobbiamo, come ci insegna il professor Curgio, iniziare di qua. Dobbiamo iniziare dalla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, perché non possiamo fare prevenzione con gli screening per capire quante persone sono malate su 100 persone. Siete d'accordo? Gli screening è solamente una diagnosi precoce, non è prevenzione.
ah, facciamo campagna di prevenzione, e dici facciamo l'esame a tutti per vedere quante ne troviamo malati, ma che senso ha? Dovremmo partire di qui, salute dei padri e delle madri, per moltiplicare cellule sane e differenziare cellule sane. Questo dovrebbe essere fatto, ma come possiamo farlo se anche l'AIRC ci dice che nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica e che le mutazioni sono trasmissibili? Allora, dove vivevano i nostri nonni, trasmettevano vivevano e si sviluppavano in un ambiente sano. Oggi non è più così. Quindi padri e madri trasmetteranno cellule sempre più con problemi. Perché noi dobbiamo tutelare il dono della vita. Come facciamo a tutelare il dono della vita? Dobbiamo far sviluppare bambini in un ambiente sano. Dico, si salvi chi può. Perché, come ci insegna il professor Sburgio ancora, distruttore endocrino, metalli pesanti, un particolato dell'ultrafine, dove entra? A livello, dove agisce? A livello fetale. E quindi dobbiamo incominciare, poi dopo lo vedremo con questa lezione magistrale che ci farà, quanto sia importante prendere in considerazione questo. Ma ne parlavamo ieri sera di questo documento. Questo è il Senato della Repubblica, documento 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità, 192 pagine, e dice: gli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza di tumori, delle formulazioni di feto neonatale ed epigenetica. Avevate mai sentito parlare di questo documento? No, non ne parla nessuno. Io vado a cercare, sono curioso, e si dice: comunque si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embriofetale con potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e manifestazioni di malattie nell'infanzia, nel corso della vita e attraverso trasmissioni transgenerazionali. E che c'è scritto lì? Inquinamento del suolo e della catena alimentare, campi elettromagnetici, campi a radiofrequenze. Naturalmente si specifica, ancora non ci sono abbastanza evidenze scientifiche. È che siamo abituati a dire: dobbiamo avere le prove che questo fa male. Bene, quante persone dobbiamo danneggiare per verificare che una cosa fa male? Screening di massa è valutare solamente chi si ammala, non la vera prevenzione. E questi sono già gli agenti che agiscono e provocano malattie, sempre nello stesso documento, già accertato, che c'è scritto. Allora, l'esposizione chimica ambientale può influenzare il nostro metabolismo, certo. E sempre nello stesso documento: che aria attira le nostre città urbane? Anche qua si salvi chi può. Guardate che situazione. Ricordo che Brescia è la terza città più inquinata d'Europa. Brescia. Dico, ma io vivo sul lago di Garda. Sei a Brescia, Verona, Brescia. E allora scordiamoci questa pubblicità, perché è difficile ritrovarla nel nostro mondo. Allora dobbiamo diventare un po' più saggi. Un uomo saggio evita il problema, non lo risolve. Bisogna evitare i problemi, bisogna unire le forze. Cosa possiamo fare? Altrimenti continueremo ad avere sempre gli stessi risultati. Allora dobbiamo agire qui, rimettere in moto, almeno limitare i danni, rafforzare il sistema immunitario, ma soprattutto agire sul giusto apporto di ossigeno a livello cellulare e soprattutto tutelare la funzionalità mitocondriale. E non lo facciamo certo così, però andate in certe scuole o a certe famiglie a dire: non mangiate zuccheri, non date ai bambini le bevande gasate o zuccherate. Perché? Perché quando facciamo i corsi ho scoperto che noi abbiamo 2,5 grammi di zucchero in tutto il nostro organismo. 2,5 grammi. Pensate a un bambino, un adulto,
Pensate a un bambino che dagli 35 grammi di zucchero tutti insieme. 35 grammi. Pochi sono consapevoli di questo, ma 7 zollette di zucchero sono 35 grammi di zucchero per un bambino, che creano dipendenza, come ci insegna anche la, alcune ricerche, come l'attivazione della dopamina come certe sostanze stupefacenti. Allora questa è epigenetica, questa è genetica, ma poi se lo progetterà. Però questi sono i risultati. Abbiamo importato dall'America e dai oltre il 40%, 45% di obesità in Italia. Perché? Perché dobbiamo lavorare sulle cellule, non sugli organi. Dobbiamo lavorare qui, perché le patologie iniziano a livello cellulare, già a livello embrionale. E dove vivono le nostre cellule? Parliamo tutti già, il mesenchimo, il tessuto connettivo, la matrice extracellulare. Ebbè, teniamola pulita. E poi la membrana cellulare, la lipidomica, i glicocalici, queste grandi opportunità che abbiamo di salvaguardare le tossine che possono entrare dentro la barriera cellulare, la membrana cellulare, grazie a questi sentinelle che sono i glicocalici. Però viviamo qua, 467.000 morti l'anno in Europa per inquinamento. Però, lo dicevo prima, non muoiono tutti. Perché non muoiono tutti? L'inquinamento prende il controllo del DNA e aumenta le malattie cardiache e respiratorie. Altra pubblicazione importante, Istituto di Ricerca sul Cancro. Poi 1.7 milioni di bambini ogni anno muore per aria inquinata. Il 95% della popolazione del mondo respira aria inquinata. Sono fonti importanti, stavo citando la ANSA, quindi ricerche scientifiche importanti. Non c'è soltanto la terra dei fuochi, i microveleni sono molto più subdoli. E poi ancora i metalli pesanti, che quando fino ancora oggi faccio fatica a parlare con alcuni odontoiatri, perché pensano che il mercurio che metti come otturazione fuori è rifiuto tossico da smaltire, no? Come rifiuto tossico pericoloso. Poi lo metti in bocca, va bene, lo ritogli e ridiventa tossico. Non l'ho capito perché. Se lo metti in bocca va bene, se lo tiri fuori lo devi smaltire come rifiuto tossico e pericoloso. Allora, compriamo pubblicità e viviamo in un mondo come questo. Allora, cosa possiamo fare? Questo poi lo vedremo, no? L'aspetto dello spettro di frequenze, poi ce ne parlerà il professor Spaggiari. Ma è importantissimo capire questo, capire che se noi diamo a un bambino in mano il cellulare, incominciamo a fare dei danni non solo di dipendenza, che ci sono dei video che sono veramente, che fanno mente pensare quanto possono manipolare il nostro cervello dal punto di vista di abitudini, ma il danno che può fare comunque una radiazione a livello cerebrale. E poi ci sono questi campi dove viviamo, dove lavoriamo, e poi c'è il wifi. Non penso che, essendo un campo elettromagnetico il nostro corpo, no? Il professor Spaggiari, non penso che gli faccia bene vivere, sottoporlo a campi elettromagnetici alti che possano danneggiare, no? La funzionalità delle nostre cellule. E ce lo dice, guardate, questa è una scienziata dell'Università di Harvard, ci dice attenzione al wifi nelle scuole, aumento dell'autismo. E quindi viviamo così e dormiamo così. Chi è che spenge il cellulare e lo mette fuori dalla stanza prima di andare a dormire? Pochissimi, pochissimi. Chi è che spenge il wifi in casa prima di andare a letto? Pochissimi. E poi ci abbiamo naturalmente disturbi del comportamento. Ok, e poi nessuno dice alle madri state attenti a non utilizzare apparecchi mentre siete in gravidanza. Perché tutto agisce sull'acqua del corpo. Quindi microonde, televisione, computer, telefono hanno un impatto devastante per l'acqua del nostro corpo. E questo studio, pubblicato 9 febbraio 2018,
ci mette in evidenza il nesso di causa delle radiofrequenze in ambiente militare, aumento di cancro, di linfoma, leucemia e melioma. E questa pubblicazione penso che sia importante, che si possa. Però, qui parlano di ambiente militare, ma guardate cosa parlano. Di cosa parlano? Antenne ripetitrici e telefonia mobile, cellulari, wifi, forni a microonde, radiofrequenze. Poi si dice ancora non ci sono abbastanza studi, ma le evidenze cominciano a esserci. Allora ecco l'epigenetica. Dobbiamo lavorare affinché si possano avere meno danni possibili alle nostre cellule, rafforzare il nostro sistema immunitario. E ancora interessante un aspetto che sento pochissimo parlare di medicina mitocondriale, se ne parla sempre troppo poco. Eppure noi siamo l'età dei nostri mitocondri. Tutte le patologie partono a livello mitocondriale. DNA mitocondriale. La Fondazione di Ricerca Mitocondriale ci dice che uno su 2500 nascono con un difetto di fabbrica. Ce lo dicono loro. Allora dobbiamo ricaricare le nostre batterie. Pensate quanto siano importanti per la fertilità. Il professor Luigi Montano, che insieme anche al professor Burgio lavorano da sempre su questo aspetto dell'impatto ambientale sulla salute delle persone, si dice attenzione perché il liquido seminale maschile oggi è contaminato da benzene, particolato di metalli pesanti, e a livello mitocondriale ci sono delle alterazioni notevoli che fanno perdere la fertilità. Già a 16 anni hanno già mappato più di 450 ragazzi nelle scuole e la situazione è molto più drammatica di quello che pensiamo. E poi l'ereditarietà, la linea materna, l'eva mitocondriale, se ne sente parlare sempre di meno, anche questo. Allora cosa possiamo fare? Sicuramente gli interventi possibili sono molteplici, dall'alimentazione, stile vita, l'ambiente, il stress ossidativo, l'infiammazione, la lipidomica, la genetica, l'epigenetica, l'integrazione alimentare con modulatori fisiologici opportuni, perché di qua in poi siamo in terapia, allora bisogna prevenire, supportare, capire anche in maniera specifica cosa bisogna una persona, perché quando io sento dire, pure importo come sapete nutraceutici da 20 anni, prendi questo prodotto integratore che ti fa bene, non sono d'accordo. Neanche dal punto di vista antiossidante, perché se io prendo, bisogna stare molto attenti agli antiossidanti, perché se gli antiossidanti hanno una capacità antiossidante molto alta, sono importanti ma devono essere modulatori fisiologici, perché se prendo un grammo di vitamina C va bene se ho una patologia importante, grammi, ma se sono sano no, perché diventa pro-ossidante, aumenta il perossido di idrogeno, sono gli studi molto interessanti su questo aspetto. Allora dici, ma faccio un'alimentazione corretta, anche qui si sa di poco, guardate il rapporto di contenuti di vitamine e minerali rispetto dal 50 al 2000, abbiamo perso qualcosa, non ci sono più le rotazioni dei raccolti, tutto in serra, tutto chimico e biochimico, tutto bello e colorato, sapete che adesso, l'avete sentita, le api che stanno morendo, no? Dove fanno le disinfestazioni, dove ci sono le coltivazioni di mele, prosecco, stanno morendo tutte le api, no? Non so, hanno condannato anche certe, alcune cooperative di contadini proprio per questo, perché usano qualcosa che probabilmente danneggia la catena alimentare. E poi quindi l'ipossia, la carenza di ossigeno, tutto ciò che riduce l'apporto di ossigeno provoca danni ai tessuti. Quindi bisogna modulare la corretta ossigenazione cellulare, perché sapete quanto è importante anche nell'aspetto dell'ischemia di perfusione, il controllo quindi della corretta ossigenazione per riattivare i mitocondri. Però non ne parla anche qui nessuno, come dicevo prima. L'ossigeno è la cenerentola dei nutrizionisti, eppure è la scintilla della vita. Qual è la più potente energia che possiamo produrre a livello cellulare? Idrogeno e ossigeno. È come la fiamma ossidrica, idrogeno e ossigeno. Questa reazione avviene dentro le nostre cellule.
modulata, naturalmente. E quindi Warburg ce lo diceva, 1921 ha preso il proprio Nobel per questo, ma Ghito, terzo anno di medicina, fino al terzo anno di medicina, si studia sulla il testo di fisiologia medica e poi ci si dimentica della fisiopatologia. Ipossia e cancro, l'effetto Warburg, lo sweet metabolico cellulare, quindi modulare la corretta ossigenazione. Come possiamo fare? Ce lo dicono anche gli studi, l'ipossia e le modificazioni epigenetiche, questo è lo studio Cordis del febbraio 2017, 21 paesi nel mondo, 5 anni di ricerca per dire che le modificazioni epigenetiche, come la metilazione del DNA, sono fondamentali per la regolazione e la trasmissione genetica, influiscono sullo sviluppo della stabilità del genoma e dipendono dall'apporto giusto dei livelli di ossigeno a livello cellulare. Anche questi studi non se ne sa nulla. Allora metto il tau redox dell'ossigeno, indispensabile, è un segnale di difesa. Abbiamo scritto un libro insieme a altri 18 medici sulla modulazione fisiologica di ossigeno on demand, edito da Edra nel 2015, è uscito un libro molto interessante. Allora bisogna essere un'orchestra, ecco la grande, no, opportunità di unire le forze, è un'orchestra che suona strumenti giusti nelle mani giuste, e in questo contesto ci viene d'aiuto Selfood, che poi verrà ampiamente trattato nella seconda parte. Però Selfood penso che sia uno dei prodotti più interessanti che abbiamo sul mercato della nutraceutica. Questa è la molecola dell'acqua, questo è molto esplicativo, è semplice, però prende la molecola dell'acqua, carica negativamente l'ossigeno, si lega ai radicali liberi e riforma ossigeno. È molto più complesso il meccanismo, questo è semplicistico. Se l'ossigeno non viene utilizzato, si lega all'idrogeno e riforma acqua. E quindi è un prodotto, uno dei pochissimi prodotti al mondo che non sarà mai tossico, perché o fa un'azione antiossidante, riossigena e quindi riattiva i mitocondri, viene utilizzato come ossigeno, oppure si lega all'idrogeno e riforma acqua. Infatti nei primi 7-10 giorni lui aumenta molto la diuresi, bisogna fare molto piano a assumerlo. Aumenta l'ossigeno fino all'80%, la capacità antiossidante è 30 volte più elevata del plasma umano. Quindi un modulatore fisiologico di ossigeno on demand. Perché quando noi parliamo di nutraceutica, ah ma sai, qui c'è scritto che è vitamina C, questo vitamina A, no. Qual è la capacità antiossidante? Non serve che ci scriviamo cos'è per essere un integratore. E poi deve essere un colloide, deve essere biodisponibile, deve essere assimilabile, deve essere biocompatibile con le nostre cellule. E se non abbassa la tensione superficiale, modifica le proprietà elettrolitiche e permette di avere formulazioni sublinguali, spray o diluiti nell'acqua, e quindi basso dosaggio, elevata assimilazione e biodisponibilità. Ecco l'importanza di somministrare formulazioni spray o sublinguali. E questi sono gli studi. Questo è lo studio sulle cellule uve, cordone umbilicale umano, dove la stessa professoressa Mariana Ferrero ci ha detto: guardate che questo è uno studio, abbiamo dimostrato qualcosa di straordinario, perché se noi ottimizziamo il metabolismo energetico delle cellule endoteliali, proteggiamo l'endotelio, facciamo un'azione antiossidante importante. E guardate cosa fa. Questo è un solo cellule in stato di ipossia con il Selfood. Riaccendiamo i mitocondri, il DNA mitocondriale, quindi permettiamo di avere un prodotto in grado proprio di riossigenare e riattivare le cellule. Ma quello più importante è questo aspetto, induce l'espressione della superossido dismutasi. Poi gli studi sono andati avanti, sono stati fatti gli studi per valutare la protezione del DNA, del glutatione, eritrociti e leucociti, grazie al Selfood, un'altra pubblicazione del 2011, poi gli studi, questo in realtà è stato il primo studio che è stato fatto nel 2007 dal grande e compianto professor Marco Longo, uno dei grandi che ho conosciuto, grandissimo professore reumatologo dell'Università di Siena, ha dimostrato che 14 gocce 3 volte al giorno in un bicchiere d'acqua
associato a SAME, S-asimetionina e SAME gocce, in 3 mesi veramente dà dei risultati notevoli a livello dei pazienti fibromialgici. Pensate, qui non rispondevano neanche più alle terapie convenzionali. E poi le patologie neurodegenerative, questi 39 pazienti, e poi 230 pazienti, poi questo verrà affrontato bene dal professor Mauro Miceli. E poi il metabolismo sulle cellule leucemiche, poi la modulazione di B53, mesotelioma, colorectale, queste naturalmente sulle cellule in vita. E poi la pubblicazione su Oncotarget nel 2015, che ha messo come nutraceutico cell food in grado di mandare in apoptosi la cellula tumorale. Gli studi li trovate pubblicati. Importantissimo iniziare con una goccia 3 volte al giorno, arrivare alle 8 gocce 3 volte al giorno. Perché cell food, attivando i mitocondri e apportando un adeguato apporto di ossigeno a livello cellulare, deve essere assunto molto gradualmente, perché depura in profondità l'organismo. Queste sono tutte le possibilità di azione di cell food a supporto. Comunque dico sempre, parti con cell food e poi lo puoi associare a qualsiasi protocollo che tu fai. Quindi ecco l'epigenetica, l'abbiamo visto prima, un insieme di fattori che condizionano la nostra salute, che non dobbiamo sottovalutare, dobbiamo mettere insieme, dobbiamo valutare in maniera corretta. Cosa fare? Sicuramente mappare questi fattori è molto importante. Lo possiamo fare, sapete, con il capello, che accumula tutte le sostanze tossiche, basta pensare ai metalli pesanti e basta pensare alle sostanze stupefacenti, perché è un biomarker importante, quindi tiene in memoria tutto, è un archivio. E cosa possiamo fare? Lo sappiamo, i capelli sono strutture tegumentari non viventi con la stessa origine ectodermica della pelle, tessuto connettivo e tessuto nervoso, quindi lo possiamo mappare. Come? È quello che dicevo prima, a scopo preventivo, non diagnosi. Perché la diagnosi, abbiamo già gli strumenti per fare diagnosi, non dobbiamo avere un altro strumento per fare un'altra diagnosi, dobbiamo avere uno strumento per fare prevenzione. E questo ci viene incontro, questo dispositivo che si chiama S-Drive, che legge, è in grado di leggere le frequenze, le informazioni sul bulbo del capello e quindi creare un report grazie a queste frequenze. Quindi avere chiaro cosa possiamo fare per le sostanze chimiche, le tossine, le radiazioni. Avere delle informazioni, delle direzioni, delle indicazioni. Dico sempre, ma se tu ti dicono che se vai avanti sbatti contro il muro, cambi strada o continui ad andare avanti e sbatti contro il muro? Non c'è bisogno di ricerca scientifica per capire che, no, se sbatti contro il muro ti fai male. Però siamo così abituati a un certo tipo di concetto riduzionista che ci scordiamo che prevenire è meglio che curare. Dobbiamo sempre trovare il problema. E poi gli indicatori di interferenza ai campi elettromagnetici, quindi avere chiaro che possiamo migliorare la qualità della vita delle persone. Tutti i certificati, compreso quello dell'FDA, questi sono tutti i certificati che supportano questo dispositivo. E quindi promuovere la buona salute, promuovere un sano stile di vita, motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e di benessere. Tutto energia, tutta frequenza, tutta vibrazione, tutta informazione, ce lo diceva Nikola Tesla. Però utilizziamo questi studi probabilmente non nel modo giusto. Le sue ricerche non vengono utilizzate nel modo giusto. Non per l'umanità. Allora, se il tuo benessere dipende da te, noi dobbiamo essere di esempio, non dire solo cosa fare, ma essere di esempio. Quindi prima lo fai, lo comprendi e poi lo insegni. La vita è davvero semplice, eppure insistiamo complicandola. E poi un messaggio che do sempre, perché la vita senza amore non ha assolutamente senso. Quindi la prima cura in assoluto dovrebbe essere l'amore. E se non funziona, raddoppia la dose. Grazie di cuore.